Adesso faccio funzionare un po'. E ho detto che quello lì invece cos'è che c'ha questo qui? Questo è... ha dei sensori. Sì. E poi collegato Bluetooth a delle attività. Ad esempio? Ad esempio, adesso questa è una simulazione, comunque questo ad esempio è il ballo, balla a ritmo di musica. Ah, e cosa costa? Tanto per? Allora, questo, il MIPE lo vendo a 30 euro. Ah. E quelle, questo qua a 25. E come sarebbe che balla a suono di musica? Come sarebbe? Eh beh, metti la musica sul cellulare e lui si muove a ritmo di musica, oppure lo guidi avanti e indietro, oppure capito. Gli fai fare delle attività di equilibrio. Capito. Va bene, grazie allora. Questo qui invece... Uguale al MIP, lo guidi col telefono, Bluetooth, e in più questo ha una palla che fa delle attività tipo gioco, guinzaglio, eccetera. E quindi sempre il costo intorno ai 30 euro. Questo. 40 euro, capito. Quindi questa qui è la palla, scodinzola, è contento e comincia a seguire la palla. Ad esempio? Segue la palla, cerca di colpirla. Lui ha dei sensori di per non sbattere, ha del Bluetooth per il collegamento col telefono. Tutti questi oggetti sono programmabili. Capito? Scusi, a quanto lo vende questo? Questa tecnica? Quale? Questo qui, tanto quello? Sì. 100 euro. Capito? Non lo può vendere al Museo di Scienze Tecniche di Milano? A Milano, sai, lo vende così completa. Sai che c'è la sezione dei computer? Non l'avevo. Po' che non ci vado. Gli fa l'opera buona. Ma si può fare?